Eccoci qua. Ciao amici, ciao. Ho messo la lampadina perché vengo un po' buio in faccia. Spogliamoci, ciao Dino, ciao Miora. Ciao 695, ciao Dino, ciao Miora. Siamo qua con gli amici del canale YouTube. Giornata tosta, mi sono incontrato iscritti, cioè, ragazzi, mi state veramente devastando. Ieri sera ero anche un po' colpito, un po' commosso addirittura, perché vedi, nella vita quando inizi a dare poi non sai mai quali miracoli ti puoi aspettare, no? E devo dire che in questo mese, da quando ho aperto il canale di YouTube e ci ho dato un po' dentro con il blog su Facebook, Enrico Di Mauro, basta chiocciola Enrico Bruce Di Mauro, trovate tutto sia su Instagram che su Facebook. Di cose belle me ne stanno succedendo non poche. E la cosa non è scontata, ragazzi, la cosa non è scontata perché ho passato tanti anni in solitudine, e quando vi parlo di solitudine significa io, i cani e i boschi, oppure io da solo in mezzo a 100.000 persone in Piazza Duomo a Milano, perché poi quando arrivi a capire certe cose ti senti davvero solo nella vita. Ti sembra quasi di venire da un altro pianeta. Cioè, a me, quello che vi ho detto anche ieri è che qui siamo effimeri, ragazzi. Qui la vita è Vasco dice un brivido. È tutto un brivido, come dice, tutto un equilibrio sopra la follia. Insomma, la vita è un brivido che vola via, ecco, volevo dirvi questo. E quindi, guardate Dino che bello, guardate Dino questa vesta. Mamma mia. E anche Miura. È per quello che io sto bene anche con gli animali. Perché a un certo punto, a certi esseri umani che veramente non capiscono niente, Preferisco gli animali perché conservano quella sincerità, quella realtà, quella spontaneità che solitamente consona dei bambini che non sono ancora inquinati dalla paura, dalla cattiveria, dall'invidia, dalla competizione malsana. Sono partito un po' lento, ragazzi, è che mi fate emozionare, mi fate stare bene. E vorrei chiamarvi tutti per ringraziarvi uno a uno, ma è iniziato ad essere più di quanto mi potessi aspettare solo in un mese. Ebbene, bene, perché come dissi, se ormai è scattato il 3.0, state bene. È scattato il 3.0 e quindi sappiamo da dove siamo partiti, sappiamo qual è la storia. Parlo di chi è nato negli anni 60, 70, come me, che ha visto cose che i giovani ragazzi non hanno visto. E quindi è bene anche che i ragazzi sappiano, da chi non è vecchio, perché se io ho i capelli bianchi, la barba bianca, ma ho 43 anni e non lo so, un po' è DNA, è un po' su tutte le patturnie che mi ha fatto vivere quest'Italia negli ultimi 15 anni. E vi dicevo, cioè, ho imparato le domande e mi hanno cambiato le risposte. Così è per tanti di voi, ragazzi. Ieri mi avete scritto nei commenti, ero ricco e non c'ho più niente. E mi avete scritto tante di quelle cose, ragazzi, che ieri sera io ero lì che leggevo i vostri messaggi, i vostri commenti. E andiamo avanti così, dai, bene, bene. Grazie, grazie veramente. Bene, oggi ho fatto tutta la giornata per la Drag Race. La Drag Race è questo evento che avverrà alla pista dell'aeroporto di Forlì il 21 marzo 2020. Ho incontrato alcuni potenziali sponsor che si sono dimostrati entusiasti all'idea di supportarci, anche perché noi veramente vorremmo che la cosa fosse e sarà
gratis per i partecipanti, quindi chiunque venga con la propria supercar o macchina prestazione, ma stai chiamando Jamie Wolver, io ho un card che fa 0,100 in 1,8. Benissimo, ho detto vieni, io ho il Silure elettrico, ho detto va bene, vieni, io ho la Koenigsegg, va bene, vieni, io ho la Bizzarri, va bene, io, ragazzi, è una fiera di emozioni, è una giornata di emozioni, non una fiera, è una giornata di emozioni dove metteremo insieme sicurezza stradale. E sicuramente qualche ingrediente che caratterizzerà particolarmente la cosa. E però io vedete sono un po' tronato perché poi ti fermi a ragionare su quello che sta succedendo e quasi non ti sembra vero, no? Dici, ma caspita, ma è possibile che sta succedendo tutto questo in 28 giorni che sono su YouTube? Eh sì, sta succedendo. Io quello che voglio dirvi è di stare dietro a quelli bravi, sempre nella vita, ragazzi. Con questo non mi voglio lodare perché il detto dice chi si loda si imbroda, e quindi. Però in generale nella vita. In generale nella vita non si può vivere nulla più, ragazzi. Io penso che il 21 marzo faremo una cosa grande. E poi volevo dirvi che un'altra cosa che mi sta notevolmente emozionando, dalla quale sono quasi non mi sembra vero, è che appunto fra una settimana circa partirò per 2 settimane. Partirò per Palermo, dove avrò l'onore di essere al seguito dei 40 anni della collezione di Corrado Lopresto, insieme ad un suo caro amico che mi ha coinvolto. Per me sono tra i più grandi appassionati di auto che io abbia mai conosciuto, non perché abbiano avuto tanta eco a livello mediatico nel tempo, sono persone che vincono People Beach, Kyoto, stiamo parlando di uno dei più importanti collezionisti di auto al mondo, e quindi il fatto che mi abbia consentito di poter essere al loro seguito per me è un onore che ancora non mi rendo conto, insomma, perché. Corrado, grazie, grazie Corrado, grazie, grazie Sandro, grazie, sono veramente contentissimo. E cosa volete che vi dica? Niente, divertiamoci, 2300 km, sto preparando il montone d'aviatore, il casco in pelle. Grazie ragazzi, grazie, è incredibile. Ciao Sandro, ti voglio bene, grazie. Vedi poi a volte che uno prende in mano il proprio destino, tira un po' fuori le palle, senza paura, ragazzi, si può fare quello che si vuole nella vita. Quindi questo video un po' strano è fatto essenzialmente per dirvi grazie, per raccontarvi cosa sto facendo, che cosa c'è in programma e di non aver paura. No, ragazzi, la paura blocca tutto, la paura è quella che non ti fa fare niente. La paura è quella che ti fa invecchiare, quella che ti fa rimanere dove sei. E invece noi abbiamo poco tempo per lasciare un segno, per esaudire i nostri desideri, i nostri sogni, e quindi vi esorto veramente a fare, non come me, a fare quello che vi sentite, ma essenzialmente non dovete aver paura. Mi avete chiesto qual è la macchina che io in questo momento preferisco. Allora, parlando delle moderne, le due macchine che io oggi vorrei avere qui sono la Giulia Quadrifoglio, perché è una delle più belle macchine che io abbia mai guidato in vita mia. Più belle, divertenti e perfette, perché c'è uno sterzo la Giulia, ragazzi, che voi lo dovete provare con lo sterzo. Se amate guidare, voi dovete provare con lo sterzo. E poi mi piacciono da morire ultimamente le Mercedes. Perché Mercedes è riuscita a livello di telaio, a livello di proprio di sincronismi perfetti tra sterzo, cambio, propulsione, erogazione, risposta della ciclistica, delle sospensioni, dell'elettronica che garantisce
dei setup veramente incredibili, quindi grazie al know-how che gli arriva dalla Formula 1, sta facendo delle macchine pazzesche. Io ho guidato in pista il C63 che sul bagnato e io non saprei descrivervi, non sono mai state così belle da guidare le Mercedes. Quindi io oggi vorrei avere nel box un CLS 400 diesel da usare tutti i giorni, si sogna, e poi vorrei avere una Giulia quadrifoglio manuale, ma anche il cambio a 8 rapporti è qualcosa di incredibile. Quindi queste sono attualmente le due macchine che io preferisco in assoluto e che mi metterei in box. Strano, perché non ho mai avuto berline e quindi per me dire va bene, una è un coupé 4 porte, l'altra è una supercar travestita da berlina, che peraltro ha una linea secondo me che invecchierà molto bene. Anche l'altro giorno quando ho parlato delle Tesla dicevo che invecchieranno male, no? Mi volevo dire che hanno delle linee che per quanto non siano emozionantissime però invecchieranno bene, cioè dureranno nel tempo senza invecchiare a lungo. È vero che lì, quella grossa che io non conosco, perché ve l'ho detto, non conosco neanche i nomi delle Tesla, a vederla a me sembra una vecchia Focus, una suppostona che sta per esplodere. E quindi lì alla Drag Race ci saranno anche delle macchine elettriche e avremo modo di conoscerle. Niente, mi raccomando, stasera è venerdì, non bevete, non correte. Se avete bevuto, buttatevi in un cespuglio. Se non volete buttarvi voi nel cespuglio, buttate le chiavi della macchina, ma per favore non rompetevi la corna stasera. Quando state correndo per niente, qual è il ragionamento? Dove cazzo sto correndo? E tirate sul piede dall'acceleratore. Quando si corre per niente, fate sempre questo ragionamento. Consumate le gomme, consumate i freni, consumate benzina. Ma per cosa? Poi occhio che c'è un'umidità bestiale, l'asfalto è ancora più insidioso che da bagnato quando c'è questa umidità, mista al freddino, perché siamo a 7 gradi, 6 gradi, in alcuni momenti anche 4 gradi, quindi mi raccomando, occhio, occhio, non correte, per favore. E ricordatevi di non aver paura, perché se vi liberate dalla paura potete fare qualsiasi cosa, la vita è vostra, siete voi gli artefici del vostro destino. Non vi fate annichilire dai brutti, non vi fate annichilire da chi è depressomane, da chi sta male nel vedere chi sta bene. Sognate, sognate e cercate di vivere come se già aveste esaudito i vostri sogni, i vostri desideri. È un segreto questo che vi sto dando, che è importantissimo. Desiderate, sognate intensamente e vivete come se già aveste ottenuto ciò che desideriate, ciò che desiderate, ciò che sognate intensamente. Perché si possono generare davvero dei miracoli. Vi voglio bene, ciao ragazzi dal vostro amico Bruce. Andate piano in macchina e la vita è una. Ciao.